una prova di carattere, quella che comunque facciamo sempre. In altre occasioni è mancato il guizzo che ci ha permesso di vincere la partita, oggi è arrivato anche quello con una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Quindi è una grande vittoria, una vittoria che ci meritiamo noi come società, come gruppo, come tutti. Gli errori individuali sono stati pesanti, perché secondo me potevamo parlare di il pareggio sarebbe stato sicuramente, secondo me, il risultato più giusto per entrambe le squadre. Però c'è stato un momento dove potevamo passare al 3-2 noi, e ci sono stati purtroppo degli episodi a noi contrari in 2-3 circostanze, e invece i gol del Chieti sono nati per le individualità del Chieti che ci sono e per errori individuali dei nostri giocatori che purtroppo ci hanno permesso di portare in porto questo risultato. Noi non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato le prime 7 giornate. Oggi i ragazzi, come ho già detto, ci hanno messo cuore, gamba, tutto, e all'ultimo la partita è stata nostra. Però speriamo che ci riconfermiamo domenica a Fano, che è difficilissima. Poi vengono dopo oggi 2 sconfitte consecutive, perché oggi pure mi sa che ha perso, penso, no? Ha perso anche oggi. Meno male per noi che stiamo a 3 punti dalla prima. Allora, certo. La squadra è imprescindibile da Donato Ronci. Questa squadra è imprescindibile a lui, per cui lui è colui che lui è il nostro condottiero, perciò farà sì che porterà con tutte le forze il primo in classifica a Chieti.